Una serata dedicata all'arte, alla degustazione del buon vino, la Casa Studio e Galleria d'Arte Convegno di Larciano ha ospitato infatti le opere di arte contemporanea di tre pittori, Carlo Cipollini, Mario Lovi e Livio Tessandori, ma soprattutto ha dato l'opportunità di degustare un altro dei prodotti artistici del nostro territorio, in questo caso della nostra agricoltura, ovvero i vini prodotti dall'azienda agricola Montalti. L'attività è nata da un'idea, da una passione per il vino del dottor Peppino Montalti, presidente dell'Ordine dei Medici di Pistoia. Che vino producete? Il vino è fondamentalmente lo Syrah, che viene fatto in due tipologie, una tipologia in acciaio e una tipologia poi barriccata con un breve invecchiamento in barrique. Poi facciamo un vermentino, un vino bianco vermentino della Maremma Toscana, e poi un rosé fatto con sempre uva Syrah, però il famoso vino di una notte che si mette dentro le botti e poi si tira fuori la mattina per evitare che ci sia contatto e che quindi viene un colore naturale abbastanza tenue, tipo velo di cipolla, secondo varie interpretazioni. Questo per esempio che vino? Questo è un Syrah in purezza. Il Syrah è un po' il cavallo di battaglia dell'azienda. Lo lavoriamo sia come vino d'annata che come vino da affinamento, con un affinamento di circa 24 mesi. Nel caso specifico viene fatto un lavoro molto certosino, soprattutto nella fase di vendemmia. Cerchiamo di raccogliere le uve che siano perfettamente mature in maniera tale da avere la piena espressione varietale. Tra l'altro siamo in un territorio dove il Syrah si esprime in forma diversa rispetto al resto della Toscana. Tanta frutta, tanto carattere, tanta freschezza e sicuramente un prodotto di alto livello e di affinamento molto lungo.